insomma, che le squadre quest'anno si siano un pochettino attrezzate tutte quante, specialmente su Girone Nord, per fare dei buoni campionati, per alzare un pochettino il livello. E ci sono stati diversi spostamenti, i giocatori hanno cambiato squadra, quindi si tratta di vedere ora come riescono ad amalgamarsi, a trovare l'intesa nelle rispettive società in cui gioca. Credo comunque che il Bolzano, se non altro perché ha mantenuto il nucleo forte, il gruppo forte degli anni passati, sia un pochettino superiore alle altre squadre e anche la più attrezzata per il titolo finale. Di seguito immagino che le altre siano una battaglia per gli altri posti con le solite squadre che giocano, come Persano, come Trieste, come il Cassano, che ha cambiato parecchio quest'anno, e nel girone centro anche vedo Romagna, ovviamente anche loro mantenendo gli stessi giocatori e anzi aggiungendo anche un paio di acquisti mirati, hanno ulteriormente potenziato la rosa e possono sicuramente ambire per titoli prestigiosi quest'anno. Poi nel girone centro immagino che ci sia anche l'Ambra, sicuramente. Nel girone C sì, vedo comunque il Fasano attrezzato per arrivare fino in fondo, anche se ha perso qualche elemento rispetto all'anno passato, immagino comunque abbia le potenzialità alla fine per arrivare a lottare per il titolo. Non ho bene sott'occhio tutto il panorama nazionale, perché ovviamente girone nord e centro non vivendolo ogni settimana non ho chiara la situazione, però potenzialità, giovani promettenti ci sono sempre. Bisogna fare in modo che si allenino in una maniera costante, che abbiano la mentalità giusta per diventare dei giocatori, per crescere, e magari riuscissero ad avere, quelli buoni che ci sono, talentosi, l'opportunità di andare a giocare, anche fare esperienze all'estero il più possibile. Questo mi sento più o meno di dire, senza fare nomi, senza vedere anche nel particolare quali sono i giocatori con più potenzialità. Credo che del materiale ce ne sia sempre su cui lavorare. Il problema ora è proprio questo, far motivarli, dargli degli stimoli maggiori, perché questi giocatori che ci sono si impegnino sempre più e abbiano la mentalità giusta per diventare giocatori. E credo che se un giocatore, un ragazzo veramente lo vuole, può arrivare in alto, nonostante magari i tempi siano cambiati rispetto a quando ero giovane io. Un ragazzo anche oggi, con l'impegno, con la costanza, con la voglia, con la mentalità giusta, può comunque arrivare a diventare un giocatore importante anche a livello internazionale. Sarebbe ideale, sarebbe riuscire ad andare a fare qualche esperienza all'estero, quindi crescere in quell'ambiente dove magari la pallamano è più ad alto livello. Però anche da una qualsiasi città, una qualsiasi squadra, società italiana che fa pallamano, può comunque nascere un talento che può ambire a arrivare a certi livelli, secondo me, se proprio lo si vuole veramente. Rispetto agli ultimi anni, diciamo, qui si sono invertiti un poco i ruoli, ora c'è la squadra femminile che è ai vertici e punta sempre per le vittorie finali, per i titoli prestigiosi nazionali, e la maschile è ricominciata un pochettino dall'osservatorio, dai giovani, dalle scuole, dall'attività giovanile, comunque da una prima squadra che ha un osservatorio di giovani che in futuro può comunque crescere e arrivare anche a certi livelli. E in questo momento gli sforzi della società comunque sono su ambi i fronti,
è importante che si mantenga comunque vivo l'interesse nella città, in Conversano, nei tifosi, che comunque hanno in questo momento la squadra femminile come punto di riferimento, però vedono anche nella squadra maschile una crescita e quindi un modo per poi comunque presentarsi al palazzetto e vedere le partite e respirare pallamano in un ambiente dove c'è sempre stato questa quest'area di pallamano.